Poi ci trovate dentro altro accessorio che un pacco di fazzolettini. Dottor Seca, come mai ne manca qualcuno? Io non glielo lascio più il kit a lei. Va bene, un pacco di fazzolettini. E infine ci troviamo dentro anche uno straordinario dispositivo per capire fino a che punto la vostra solitudine vi sta distruggendo. Non lo vedono manco da vicino, quindi qua la solitudine ha raggiunto quantità. Va bene, oh, mi dispiace per i bambini, ma come ha detto Giordana, che è un concetto. C'è anche ketchup e maionese, se lo vedo. Ecco, ketchup e maionese. Giordana, l'hai detto prima che questo era un concerto consigliato a un pubblico adulto, no? Va bene, quindi ci dispiace, ma adesso è arrivato il momento più trash della serata. E di parlare della masturbazione. Ecco, no, innanzitutto non fate così, non vi allarmate, perché non bisogna disprezzare la masturbazione, in quanto significa fare l'amore con una persona che si ama veramente, cioè voi stessi. E poi di chi è la colpa se oggi il Parlamento fa cagare e se ci sono le guerre? Appunto, è un problema di masturbazione, perché ci fu un fricchettone tanto tempo fa, drogato, che si mise sulla montagna, pettorali scolpiti, capelli lunghi, biondi, occhi azzurri come il ghiaccio, bellissimo, insomma, si era lui un figo della Madonna, che disse: fate l'amore, non fate la guerra. E tutti gli altri fricchettoni: bravo! Quei poveri gessi messi di lato, quelli più imbacciati, che non gliela dava nessuno, l'hanno visto e hanno detto: ma tu guarda questo coglione, e a noi che non ce la dà nessuno, che cosa facciamo? Facciamo le guerre. Ed è per questo che oggi abbiamo un Parlamento di merda e le guerre per la masturbazione. Grazie, grazie. E quindi un consiglio che faccio a tutti, cioè voglio invitarvi a masturbarvi di più. Io lo faccio sempre, mi masturbo sempre, anche se il mio dottore mi ha detto: non ti devi masturbare. Gli ho detto: ma perché, dottore? E lui mi ha detto: e cazzo, ti sto visitando. Quindi è una cosa che invito a tutti, esagerate in modo che ci siano sempre meno problemi nel mondo. Abbiamo scritto una canzone in proposito che si intitola appunto Su e Giù. Un momento di mano. A voi signori che vi svegliate la mattina e non capite perché, sotto le vostre mutande un membro al seggio c'è, o vorreste smanettarlo per farlo abbassare, però lo sapete bene che un peccato sa mortale. Ma se fosse veramente un peccato, il paradiso sarebbe desolato, è solo una pugnetta. Disastri ambientali, viviamo fin dai giorni lontani, perché l'uomo oramai non si mette più a farsi le pugnette. Adolf Hitler ha combinato un sacco di guai, solo perché le pugnette non se le faceva mai. Ma voi non prendete il cattivo esempio di Veltroni o Berlusconi, loro non se le fanno mai, ed è per questo che rompono i maroni. Solo una pugnetta. Soluzione assai rilassante per chi ha problemi con la propria amante. Ma non prendete l'esempio di Bertinotti, che per non farsene i capelli li ha persi tutti, perché con Rifondazione Comunista non poteva permettersi il lusso di perdere la vista. Ma che si diventa ciechi o una minchiata, sono i cattolici che l'hanno inventata. Sono una pugnetta. Nel pugno invece della rosa dovreste metterci un'altra cosa, per poi iniziare a fare su e giù, così vivrete 10 anni di più. Quelli della Lega Nord ce l'hanno duro, e io lo so che il
perché è da troppo tempo che non se lo smanettano per poco, perché le pizze non si fanno con la mezza, con le mani è più divertente. Viva le pugnette, su e giù, viva le pugnette, signore, ma per uno pugnetto ogni due mesi. Per Maria Dippi, con amici di Maria De Filippi, se fate tutte le vostre stronzate è perché non vi smanettate. Massonerie e associazioni segrete, ma quando cacchio vi deciderete a farvi più pugnetti, su e giù, a farvi più e pugnette standing ovation. Com'è? Guarda che è inutile che cercate di... non la potete mai superare la nostra first lady. Beh, siamo d'accordo, siamo secondari. Sì, sì, sì. Siamo delle valenze invisibili. Cioè, guardate la bellezza. Smetti scelto. Al caso! Va bene, mi piacciono i treni. Grazie, grazie veline, grazie alle prossime, alle nuove veline, un applauso alle nostre nuove veline. Va bene, il prossimo brano è...